Amici del basket, i più cordiali saluti vi giungono in diretta dal Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo con il nostro operatore Fabio Bianchini alla telecamera che riprende questo secondo turno di Coppa Toscana Serie C, praticamente Serie C gold per le tre formazioni che accompagnano la nostra scuola basket Arezzo che milita in quel Silver C-Silver che sicuramente gli auguriamo di poter conquistare al secondo turno dopo la cilecca praticamente dell'ultimo campionato persa praticamente all'ultima partita proprio con i Valdarnesi, quelli dell'altra sponda del Montevarchi, la Fides Montevarchi che ha conquistato 46-42 in questo magico parquet Palaestra con un fondo nuovo, con un fondo uno dei più importanti, dei più prelibati, dei più eccellenti d'Italia provenienti dalle foreste nordiche della Scandinavia. È già pronta la formazione del Synergy Valdarno, è già preparata anzitempo un quarto d'ora prima degli avversari per cercare forse di scaldare i muscoli e cercare di fare un unico boccone degli aretini. Vediamo come se la caveranno i nostri ragazzi che nell'altro test, provante anche quello al primo turno, praticamente i ragazzi di coach Delia rinforzati nell'organico di due elementi validissimi del valore di Dolfi, Lorenzo Dolfi e di Kiris che non abbiamo mai visto all'opera. Kiris è proveniente lo zar della Lituania, proveniente praticamente da quella nazione e che però per la prima volta si vede all'opera dopo 15 giorni di allenamento. Il pallone schierato a centrocampo, il possesso per la forma, il primo possesso per la Synergy Valdarno che spinge da sinistra verso destra con maglia nero orange contro la formazione di casa in canonica maglia bianco amaranto. Si parte con il numero 8 sotto canestro, cerca la realizzazione, ha la meglio Raul Giommetti, il centrale possente, come possente questo inizio del play Giulio Bianchi che prende il possesso di palla. Vediamo dei due schieramenti per la formazione di casa: 8 Cutini, 9 Kirlis, 18 Bianchi, 34 Calzini, con il Mancino che va dentro. Cutini parte bene anche in questa circostanza dopo quella precedente che con 20 punti nel primo turno di Coppa è stato il realizzatore, il top della serata. Cerca dalla lunga distanza, non va, batte sul ferro ancora. Punti dopo 2-3 minuti di gioco, quindi ancora una partenza imperiosa del nostro eccezionale atleta fatto in casa e chiesto da molte. Vediamo, cerca il bersaglio grosso della lunga distanza, fa girare la sfera non look per la corsia di sinistra, va, cerca da lunga distanza ancora, ma è Raul Giommetti, intervento in acrobazia, vola alto a cercare a impedire a Trillo il recupero del pallone che avrebbe sicuramente immesso nella retina. Quindi si riparte con questa rimessa dal fondo, il tocco è stato propedeutico per la nostra formazione, 9-7 in vantaggio. Vediamo sportellate dentro la zona pitturata, in avanti è Brandini cerca il rimbalzo, ancora Matteo Cutini sulla corsia di sinistra per Kiris, vediamo palleggio elegante, si libera un avversario, entra dentro, vediamo strattonato, da questa volta restituisce il pallo il numero 8 Capitani Innocenti, questa volta è un fallo pesante, pensavamo avesse assegnato due tiri liberi. Si riparte con questa rimessa laterale nel binario di sinistra, è Giulio Bianchi il play che ha lanciato verso Kiris, vediamo l'asfissiante marcatura del numero 8, i Capitani Innocenti su Kiris, non gli dà tregua, Matteo Cutini prova da 3, sputato, vediamo, realizza ancora Raul Giommetti, questa volta il suo reverse, non trova il canestro, 9-7, vantaggio per la formazione di casa, transizione per la formazione ospite del
Synergy Valdarno fa girare il pallone sul perimetro esterno, va avanti, Corsi punta, numero 19, Pelucchini dà ancora, arresto e tiro, non va a rimbalzo, alla meglio Matteo Cutini, sia in difesa, e va allarga sulla corsia di destra, ottimo questo no look di Castelli, costringe al fallo non soltanto realizzazioni da tre, ma vediamo quanti falli ha già preso Kirlis, che si aspettava il tiro da fermo. Ancora una volta manda in due errori di squadra Kirlis, abbiamo già visto, nonostante sia il suo infortunio più grave del normale. Vediamo, millimetricamente out, ha circumnavigato tutto il cerchio del canestro, poi è fuoriuscito, va a rimbalzo, ostacolato da il guerriero, il nostro grande Claudio Castelli, nome d'arte, Matteo Cutini, grande inizio, grande spolvero di questo atleta, in precario equilibrio, non trova, ma va a rimbalzo, Raul Giommetti non trattiene il pallone che termina a fondo campo, 9-7, abbiamo visto la quantità di gioco, la mole di gioco sviluppata dai nostri ragazzi, inizialmente non senza alcun timore reverenziale nei confronti di una formazione che milita nella categoria maggiore, mentre coach Andrea Masini, un passato da atleta veramente importante e imponente in Serie A, in molte squadre, viene redarguito questa volta dal primo arbitro Zanzarella Cosimo. Forse il comportamento di Andrea Masini, che cerca di utilizzare il suo nome per superare anche la regolarità non sempre ortodossa nei suoi movimenti e delle sue invettive. Si va per linee esterne e Brandini va a cercare palleggio con il sinistro, dà a Pelucchini, va questa volta a cadere, ci sembra l'errore è Trillo questa volta, che è stato ostacolato irregolarmente da Tergio, e quindi sarà la formazione ospite del Synergy Valdarno in questo derby stracittadino. Questo derby è lungo il pallone, ma trova precisa il canestro. Non va al secondo, a rimbalzo Matteo Cutino, pronto da play. Giulio Bianchi, vediamo se ostacola. Giulio Bianchi recupera il pallone, va. Si libera molto bene dell'avversario, taglia tutto il campo, no look con due mani Claudio Castelli, ottimi schemi di gioco, vediamo ostacolato ci sembra, vediamo come questa marcatura ossessiva, marcatura veramente spasmodica del numero 8 Innocenti, mentre entra Dolfi, il pitone Dolfi, finalmente è con noi. Un atleta veramente importante, il terzo del campionato lo scorso anno in fase di realizzazione, intorno ai 20 punti realizzati da questo atleta, che sicuramente darà una mano al nostro Matteo Cutini in fase di attacco. Va, taglia tutto il campo, va, porta l'avversario dietro a Giulio Bianchi, allarga Matteo Cutini, Matteo ancora si libera molto bene, Matteo, poi da a Raul Giommetti, è il pitone, eccolo, e lui va a servire molto bene, ottimo sistema, non ce la fa, vediamo, commette fallo su Raul Giommetti, è il numero 19, Pelucchini costretto al fallo da Raul Giommetti, vediamo se Raul Giommetti in settimana avrà cercato di migliorarsi nel fondamentale da fermo, in quanto vediamo che stavolta è il tecnico al numero 16 per comportamento scorretto, per reazione, per invettive nei confronti del secondo arbitro, che stavolta Marco De Luca di Siena, ed ora va a cercare la reprimenda, ma chiaramente ormai è scritto a verbale, quindi nulla da fare, si va, vai il primo Raul Giommetti è veramente un esempio per i più giovani, questo atleta aretino doc Raul Giommetti, che richiesto da più parti ha evitato, vediamo il tecnico assegnato dal direttore di gara, stavolta Kiris non è preciso, forse ancora non ha assaggiato, non ha riscaldato i bicipiti
li riscalda molto bene. Dai e vai Kiris per Giulio Bianchi, finta il passaggio, arresto e tiro, fa rotare, rotazione perfetta del pallone, ed ora Bianchi va, allunga il vantaggio, 12-8 più 4, cerca Giulio Bianchi, commette fallo. Ed è, vediamo, coach Andrea Masini che ha cercato di sfidare la conduzione arbitrale con atteggiamento abbastanza invadente, ed ora alza anche la voce in panchina, lo può fare tranquillamente con termini appropriati, ma chiaramente non ci stanno gli arbitri ad essere osservati in maniera non ortodossa o ripresi in maniera non ortodossa. 12-8, 4 punti di vantaggio sono importanti a dimostrazione di un inizio veramente veloce, valido per i nostri ragazzi che, come con la Val di Sieve, inanellarono qualcosa come nel primo tempo 18 punti, 18 a 13 il primo parziale, 37 a 33 il secondo, 58 a 43, 15 punti di vantaggio nel terzo, per poi terminare in parità 66 pari. Chiaramente il divario di preparazione e l'inizio pressoché di una settimana di allenamenti ostacolato da Giulio Bianchi, è il numero 8 che con molta esperienza assegna il fallo al Bianco e mette dentro il primo tentativo. Innocenti, dopo aver realizzato un movimento, segna anche da fermo il pallone del 12-9, non va il secondo tentativo e rimane 12-9 e non filtra il pallone per Carlino Provenzal, cerca questa volta è il neo entrato atleta San Giovannese e Pelucchi. Ci sembra numero 14 Prosperi che è andato a canestro. Si riparte con questa rimessa in gioco di Dolfi, in mezzo a due, Raul Giommetti perde il pallone, ritorna il pallone sulla sirena. 3 minuti al termine, 7, vediamo, ancora non è stato rimesso in gioco, non è stato toccato dal direttore di gara il pallone e quindi si riparte, tutto da rifare, 12 pari, punteggio ed ora è un break decisivo, 3 punti di... Ci riprova ancora e la mette dentro, 2 triple consecutive di Pelucchini. Di Pelucchini hanno deciso questo break praticamente dal 12-8, siamo andati al 12-15, ci siamo fermati. Ci siamo arenati 7 punti, ma sono state le due triple di Pelucchini che hanno messo KO la nostra formazione. Ed ora bene fa coach Giuseppe Delia a richiamare in panchina per questo time out tecnico, per cercare di dare un po' di lucidità mentale ai nostri ragazzi, un po' di schemi particolari per cercare di recuperare questo gap, questi 2 minuti
che hanno deciso il passaggio da 12 a 8 a 15 a 12, quindi in favore degli avversari, un break negativo che dovrà essere sicuramente recuperato. La linea meccanica di equilibrio. Ha visto al punto di battuta Raul Giommetti, ha indovinato la realizzazione e quindi 100% di realizzazione, ha dato punti importanti, ma ancora deve dare continuità. Vediamo il lungo Pelucchini, cerca di ostacolare l'avanzata. Cardino Provenza si libera molto bene in attacco. Samuele Gramaccia, entrato recentemente, mentre vediamo blocco in attacco di Dolfi, Lorenzo Dolfi, e la mette dentro da tre. Dolfi si presenta anche lui, le sue credenziali, abbiamo detto all'esordio nel primo turno, chiaramente all'esordio del campionato, del torneo, l'assenza dei due elementi Dolfi e Chiris. Vediamo come il numero 41 Trillo, e va, questa volta ancora Pelucchini, tre triple a rimbalzo, due si ostacolano, la meglio Gramaccia, Samuele Gramaccia da Matteo Cutini, dai vai per Carlino Provenza, cercala Matteo Cutini, no Lucche, va, cerca, messo, le spinte per Ghini, ma Giuliano Ghini, Giovanni Ghini, un 2003 inserito, toccato da Carlino Provenza, 15-18, è stata la tripla di Dolfi, il suo ingresso in campo ha dato, mentre c'è la sostituzione di Trillo, esce dal fondo campo, cede il suo posto, si rimessa in gioco per Capitan Innocenti al neo entrato, numero 18 Cardo. E Samuele Gramaccia, ottimo servizio, ha cercato di verticalizzare ma la sua pallone è stato ottimo, scambio di gioco velocissimo, non va, a rimbalzo, ottimo, arriva lui, arriva Dolfi, l'ex praticamente il Valdarnese che veste la casacca, corto questo attacco di Giovanni Ghini, non va a rimbalzo, arriva in velocità, cerca sotto mano per il capitano Innocenti e va, la mette dentro, ottimo, 20-15, ottima velocità, ottima performance della formazione San Giovannese, partita forse in sordina, in mezzo a due, perde il pallone e poi lo dà, ottimo questo ingaggio di Dolfi, in mezzo a due si libera e poi vola a mettere dentro il pallone del 20-17, in attacco vediamo il numero 18 Cardo, cerca di ostacolare l'avanzata, arresta e tiro, la mette dentro Brandini, primo tentativo e va sul cronometro, 27-17-22, vantaggio per la formazione ospite che negli ultimi tre minuti ha realizzato qualcosa come 8 punti, passando dal 7 punti da 15 al 22, mentre è rimasto fermo a 17 punti la formazione di casa che deve cedere 5 lunghezze agli ospiti valdarnesi. Tutto pronto qui al Palasport Est di Arezzo, le due formazioni rientrano per il secondo tempo, a disposizione di coach Giuseppe D'Elia, Baracchi, 3 Baracchi, 5 Dolfi, 8 Cutini, 9 Kirlis, 10 Gramaccia, 15 Ghini, 18 Bianchi, 20 Calzini Stefano, 34 Castelli, 40 Giommetti, 55 Provenza, 91 Fascetto, D'Elia Giuseppe Cocce, coadiuvato da Maraccini Simone, Fracassi, Federico e Libero. Finta il tiro, Dolfi e poi allarga tutto sulla corsia. Doppia mano! Gramaccia,
Saluta il pubblico il Giaguaro, gramaccia da 3, 20-22. Ottimo questo scambio. Lituano, negra. Scusate, ho attribuito a Gramaccia la realizzazione, commette fallo nei confronti di Carlino Provenzal. E Kirlis è il numero 9 che ha realizzato. È stato lo zar lituano a realizzare quella bella tripla dalla lunga distanza, a doppia mano, veramente eccellente. Gramaccia peraltro ancora deve trovare la via del canestro, e comunque abbiamo già visto, è già inserito in un contesto eccellente. Vediamo come si smanacciano, vediamo l'asfissiante marcatura, va dentro Matteo Cutini, il gigante, il ciclone. Vediamo, recupera, cerca di recuperare Gramaccia e poi si allarga sulla corsia di destra per Brandini punta il diretto avversario, va ancora a Bartolozzi è libero, capitan numero 18 Cardo, scusate. Ma sono state le triple di Pelucchini a mettere in difficoltà. Ottimo giro di Gramaccia, secondo tentativo Gramaccia questa volta. L'ho chiamato da 3, Gramaccia mi ha risposto. Gramaccia il Giaguaro. Non sappiamo cosa abbia sanzionato il direttore, forse un fallo, ha ravvisato un fallo. Un fallo in fase di tiro di Gramaccia, è stato ostacolato irregolarmente, quindi sicuramente ci sarà da la rimessa in gioco per la nostra formazione. Quindi si passa in vantaggio grazie alla performance eccellente di Gramaccia. L'abbiamo chiamato con una tripla, ha risposto con 2, ottimo Matteo Cutini. Gramaccia ancora, prova, finta il tiro e poi va fino in fondo e la mette dentro, esplua di Gramaccia, un crescendo eccezionale di Gramaccia e la mette con facilità, veramente facilità esasperante questa del numero 4 Bartolozzi. Matteo Cutini ancora c'è, Gramaccia, le tre triple di Gramaccia, non ha 30-25, sontuoso, stratosferico, Gramaccia con naturalezza, sembra lui il campione veramente eccezionale, cerca da lunga distanza il numero 41 Trillo a rimbalzo, Carlino Provenza retrospalla, elegantissimo il principino allunga per Matteo Cutini, finta al tiro, seguito da Trillo, osservato, sportellate, lo butta fuori, ma recupera il pallone Dolfi, si libera, elegante in sospensione, torsione elegante di Dolfi, veramente grande exploit, grande 3 minuti di gioco veramente eccellenti, 3 minuti di gioco da categoria superiore come questa, da evidenziare questo bel tiro del numero 16, scusate ma noi non conosciamo gli atleti, vediamo soltanto i loro, e Brandini questa volta che ha realizzato la 3 e si dispera il numero 41 per questo fallo, ci sembra assegnata la rimessa in gioco alla formazione aretina, si porta Gramaccia, esce Cutini, Matteo Cutini, 8 i suoi punti, 4 realizzazioni, ma ha contribuito sensibilmente alla fase difensiva, i rimbalzi sono stati eccellenti, i suoi rimbalzi, Gramaccia eccezionale, si libera, vediamo in mezzo a 2, commette fallo, con il pallone, con il piede, è stato preso dal numero 16 Brandini, il pallone che viene rimesso da Kirlis ha fatto vedere due cose eccezionali, due triple veramente eccellenti, mentre va a prendere la via degli spogliatoi Pelucchini. Pelucchini 3 triple, chiaramente è una
una mano facile, una eccezionalità, tre tiri consecutivi di Perucchini hanno portato il vantaggio di 25 a 18 per la formazione ospite, poi è arrivato le tre triple di Gramaccia e Kirlis, attualmente il punteggio 32 a 28 più 4, torna nelle mani degli aretini, comunque una partita veramente eccellente sotto sia l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto del ritmo, che sotto l'aspetto dello spettacolo, in quanto abbiamo visto degli... Vediamo ancora la marcatura ossessiva, questa volta è su Dolfi, non va, ha usato troppo lo zar lituano Kirlis dalla lunga distanza, non trova il canestro, trova il ferro, come trova la realizzazione, trova la realizzazione il numero 16 Brandini. Kirlis, vediamo, uomo contro uomo, punta diretta avversario, blocco in attacco di Rao Giommetti, ancora con il sinistro e poi va a servire Rao, sbilanciato, messo giù, vediamo la ginocchiata da terra, non va bene così, ci dispiace, vediamo il numero 16 da terra, era il numero 10 Gramaccia, gli ha dato una ginocchiata, auguriamoci che sia involontaria, ma non c'è sembrata, era per le terre. Gramaccia è stato avvicinato, contattato con il ginocchio dal numero 16 Brandini. Lo sport è lo sport, uno degli sport più belli del mondo, chiaramente a chi piace la pallacanestro, perché c'è il rispetto dell'avversario, non devono cadere in queste manchevolezze, in questi falli veniali, sicuramente, perché abbiamo visto non tanto l'intensità del gioco, il fair play, la ottimo realizzazione stupenda di Gramaccia con una sicurezza veramente snervante, Gramaccia anche da fermo nonostante le tre triple, secondo tentativo con estrema sicurezza, vediamo Gramaccia, sembra un atleta espertissimo nonostante i suoi 18 anni, è veramente un eccellente, sicuramente già stato visionato, perde il pallone il numero 8 Capitano Innocente, poi cede dietro a Corsi, irregolare questo, si dispera, il numero 4 Bartolozzi, commesso fallo nei confronti dello zar lituano Kirlis, si va alla rimessa in gioco, Kirlis, ottimo, precisione balistica, Carlino Provenza, sfugge il pallone, ostacolato però strattonato da Tergo dal diretto avversario, lo ha portato fuori, vediamo, 24 secondi, 5.54 al termine, time out chiesto dalla panchina ospite, 34 a 32, partita avvincente sotto l'aspetto del risultato, si alternano in le due formazioni, ma è stata la formazione di casa avere la meglio, 20 a 15 soltanto per pochi secondi la formazione ospite, e poi ha ripreso a condurre 34 a 30 in questa fase con delle triple veramente eccezionali di Kirlis e di Gramaccia e l'inserimento del pitone Dolfi che dopo la tripla ha fatto anche due tiri in movimento, quindi 7 punti realizzati da Dolfi, 8 da Cutini, 6 da Kirlis, e top score di questa prima fase ancora dopo 14 minuti e 10 secondi di gioco, vede Gramaccia in testa con 13 punti. Si riparte, ossigeno importante per i polmoni dei nostri atleti, anche dell'altra squadra, perché sono le prime partite di campionato, cioè di campionato, partite che valgono i 3 punti o che valgono i 2 punti che valgono la qualificazione per la Coppa Toscana, e chiaramente nessuno poi in alcun sport sta a giocare per perdere, quindi si riparte con la formazione ospite in possesso, commette fallo, ci sembra Gramaccia, questa volta non deve cedere nei falli, ancora 2 falli ci sembra, uno di squadra contro i 5 degli avversari, quando mancano 5 minuti, e quindi deve stare attenta la formazione ospite
a non commettere falli. Vediamo la spinta di Carlino Provenza subita dal numero 8, i capitani Innocenti, ancora Innocenti, entra dentro la zona pitturata e va dalla lunga distanza, ottimo, Gramaccia trattiene, e Kirnis trattiene il pallone e poi dà in velocità, arriva come un treno direttissimo, una freccia rossa, Gramaccia e sale, 15 punti realizzati da questo giovane a 18 anni, vediamo, ci attacca al treno dei difensori dalla lunga distanza, finta e poi va a terzo tempo, non trova nessuno, momento di sbandamento generale della formazione ospite, Tritlo 36-30, sale il vantaggio della formazione aretina che ha visto in Gramaccia l'elemento portante, ma è Kirlis che ha dato veramente la sicurezza, tranquillità con Dolfi, 7 punti di Dolfi e 6 di Kirlis, sono un bagaglio numerico imponente che se fossero stati presenti, ottimo servizio di Claudio Castelli, si appoggia leggermente Giommetti e la mette dentro, un movimento, va anche Rao Giommetti, 38-30, toccato ottimamente, ha deviato il pallone ed ora si scambia Claudio Castelli dal 5 a Gramaccia, l'eroe dei primi due quarti, mentre esce Gramaccia e Kirlis tra gli applausi del pubblico veramente competente, rientra in campo Cutini e Dolfi a trovare i suoi conterranei, praticamente quante battaglie in Valdarno, Dolfi, Neloti Galli e la Synergy. Si riparte 38-30, vantaggio comincia ad essere pesante, cerca la bomba da lunga distanza, la mette dentro, bicipite precisissimo di Brandini, questa volta blocca, non trova, non si intende con Bianchi, Matteo Cutini, 38-33 è la tripla di questo caricamento esplosivo di Brandini che con due triple e due doppie chiaramente ha contribuito al punteggio più che positivo, ma finta il passaggio e poi cede a Bartolozzi sulla corsia di destra per Corsi va a servire, realizzazione di capitani Innocenti che subisce anche fallo dai due capitani, il capitano in campo Claudio Castelli è andato a ostacolare regolarmente Corsi, Innocenti quindi è lì, tiro aggiuntivo per la trasformazione, 38-35, va precisione importante, va in attacco Dolfi chiama Matteo Cutini osserva, transizione per la formazione bianco Amaranto, Rao Giommetti, ottimo servizio anticipato in extremis dal numero 16 Brandini, non trova, deviazione improvvida di Matteo che trova l'out di sinistra. Si riparte, vediamo, alza la voce Andrea Masini, chiama gli schemi, 38-36, questa volta il gap è stato accorciato, richiamo del secondo arbitro alla panchina di De Luca, è stato richiamato dalla panchina, dalla tavola della giuria. Si va alla rimessa in gioco e Corsi è il secondo che è uscito dalla sua posizione regolamentare, blocco in attacco di Trillo, cerca dalla lunga distanza, questa volta non trova, non è preciso il tiro di capitani Innocenti, Claudio Castelli, no Lucche, va Matteo Cutini, il mancino che non tradisce, doppia cifra, 10 punti di Matteo, 40-36. Va a retrospalla di capitani Innocenti,
seconda linea va Trillo, Trillo cerca in mezzo a due, passi, passi ci sembra ravvisati, non sappiamo se passi oppure è il numero 5 Dolfi che ha commesso fallo su Trillo, 40-36, ha chiesto i passi con molta malizia ed esperienza, va con sicurezza veramente esasperante Trillo dopo aver realizzato, non va al secondo, va, si alza Raul Giommetti, il gigante buono, si ferma, transizione, chiama gli schemi, Bianchi, Giulio Bianchi da questa volta rimbalzo, Dolfi non ottiene i punti sperati, cerca, supera, vediamo, scivola nel, vorrei aiutare a rialzare Dolfi, va in mezzo a due, è la volta di Corsi, Corsi dietro spalla per Innocenti, questa volta non va, ottimo, calibratissimo Matteo Cutini, costringe al fallo Corsi, due liberi per Matteo, vediamo come se la cava da fermo Matteo, non dovrebbe avere alcuna difficoltà, ma tant'è, le giornate non sempre sono identiche, i disciplini non sempre rispondono alle sollecitazioni della mente, quindi vediamo incoraggiato dai compagni di gioco, da Gramaccia che si erge, veramente è un baluardo, ormai è diventato un elemento indispensabile nell'economia di squadra, come del resto sta entrando Dolfi, come del resto sta assecondando le intenzioni, assecondando le interpretazioni lo zar lituano Kiris. Matteo non va il primo, troppo forte il suo tiro, e va bene, glielo possiamo perdonare a chi mette il cuore, l'anima, a chi non ha. Va al secondo con perfetta precisione balistica senza toccare minimamente il ferro, 40-37, ritorna più 3 il vantaggio, perde il pallone, cerca di recuperarlo, ostacolato da Bianchi, Giulio Bianchi contro Bartolozzi, vediamo il blocco di Trillo, no Lucche, Cutini con grande prontezza di riflessi va a trovare il pallone, cerca di mandarlo a sbattere nei piedi del numero 5 Meccai, ma era già fuori dal rettangolo di gioco, quindi sarà rimessa per la formazione ospite con Bartolozzi, Meccai dietro Trillo alza il pallone, non va a rimbalzo e la mette e vediamo il pallone che il numero 4 manda contro l'avversario, 41-39, sempre in vantaggio la formazione aretina, va dietro ancora, allarga il pallone e Kirlis, va Matteo Cutini, arresto e non va, rimbalzo, e Dolfi è stato anticipato, 1-24 al termine del secondo, lunga distanza, cerca Capitan, Innocenti ancora dietro per Brandini, vediamo come abbia sbilanciato il nostro numero 5 Dolfi, a rimbalzo scivola Meccai nel, vediamo, non attribuisce minimamente a Claudio Castelli il fallo, è scivolato nel parquet, guarda infatti il parquet bagnato dal sudore degli atleti, quindi è chiamata in campo il servizio per dare la giusta sistemazione al terreno, veramente eccezionale, uno dei parquet più importanti, più efficaci, più efficienti d'Italia, chiaramente rifatto integralmente dalle maestranze aretine con il contributo, con l'assistenza dell'amministrazione comunale e chiaramente sotto l'occhio attento del governo apicale della scuola basket Arezzo con il presidente Claudio Castelli in testa, ma dobbiamo attribuire a tutti i dirigenti aretini questa volontà di portare ad Arezzo, e lo sta già facendo, abbiamo detto 4 sono le prerogative, 4 sono
4 sono i fini, le linee programmatiche chieste dalla dirigenza, dalla struttura della scuola basket aretina, con il settore giovanile, dotare il settore giovanile di personaggi importanti, e Umberto Vezzosi sicuramente il top non soltanto a livello nazionale ma internazionale, dotare la struttura esterna, e vediamo non soltanto il palasport extra, ma abbiamo anche la tenso struttura attigua a questo palacaselle, e poi la squadra, diciamo, cercare di rinforzare la squadra di concerto con i ragazzi aretini, che sino a quest'anno avevano costituito il nucleo centrale. Quindi riportare il pubblico nelle grandi occasioni, come si è visto nelle fasi finali del campionato, in questa importante struttura. Si riparte con questo fallo, non ci sta l'atleta Trillo, si dispera su questa decisione arbitrale, ma tant'è, irremovibile il duo arbitrale, consegna il pallone a Claudio Castelli, che si porta alla rigida meccanica dei tiri liberi per cercare di... Ottimo Claudio Castelli, si sorprende in fase, anche lui in fase di realizzazione, chiaramente vediamo, il secondo non va, cerca di recuperare il pallone, comunque bene la prima per Claudio Castelli, ottimo servizio per Trillo, va a cercare vediamo, torna il pallone, è il numero 41, è Trillo che indispone, non soltanto, vediamo, va a toccare Bianchi, ma è Dolfi che è avvicinato il primo arbitro, Zanzarella, avvicinato il numero 41, il poco capelluto Trillo, che ha reagito in maniera non consona a questa disciplina sportiva, ha perso un po' le staffe, non va bene. ...42-39... si riparte, va, ottimo questo servizio per il capitano Innocenti da dietro a Brandini si è fermato un po', sia con le tripe, Innocenti, no look per Mekai, ancora Innocenti, va a servire, corsia di sinistra, errato palleggio di Brandini, di Bartolozzi, che lascia mestamente il campo, rilevato dal compagno di gioco, da Ceccherini, vediamo, strattonato, si tiene in equilibrio precario, ma ce la fa, è Kirlis, vediamo, cerca, vediamo lo scambio, c'è il numero 41, chiaramente è Kirlis, dopo aver subito insistentemente i falli dal numero 8, da Innocenti, ha insistito Innocenti, chiaramente ha commesso fallo su Kirlis, e la reazione di Kirlis non si è fatta pregare, dopo aver fatto per oltre 30 metri alle spalle commettendo fallo capitano Innocenti, che sin dall'inizio si è portato all'ombra di Kirlis, impedendo i movimenti particolarmente dentro la zona pitturata. 42-39, un increscioso, un piccolo episodio che poteva evidenziare, un altro, la reattività non va bene. La reazione non va bene, è stata istintiva quella di Kirlis, chiaramente, perché ha subito fallo sin dal primo possesso del pallone,
ha continuato per tutto il terreno. Quando è entrato dentro la zona pitturata, praticamente si è liberato dell'avversario, ha perso la necessaria concentrazione, ma la reazione dell'avversario è stata spropositata. È andata a ricercare subito con le mani al petto, a ricercare subito l'avversario, non va bene. Comunque ritorna la calma, la tranquillità, nulla di eccezionale, cose che possono succedere in qualsiasi sport. Vediamo anche lì la difficoltà di comprendere la lingua, in quanto non conosce l'italiano per niente. In una settimana difficoltoso, parla poco d'inglese, e poi va con estrema sicurezza Pirlis, sicurezza che viene data anche ai propri compagni di gioco. Vediamo la naturalezza, secondo, 2 su 2, 2 triple, 8 secondi, vediamo questo Masini, si fa vedere, ha bisogno dell'applauso, ma in positivo, non i fisti in negativo. Si fa sentire ancora Masini, da pretendere qualcosa, forte della sua esperienza, del suo passato, ma con il passato non si fanno punti, neanche si addomesticano le partite. Non è che voglia addomesticare le partite assolutamente, cercherà sicuramente il suo, ma non può esasperare non soltanto i propri atleti, ma anche gli arbitri, con il comportamento sempre discutibile. 44-39, più 5 per la formazione aretina. In questo secondo parziale è entrato nel cono d'ombra Gramaccia, dell'esperto capitan Innocenti, che lo ha messo giù come un birillo. Chiaramente in questo gioco non si può impedire il passaggio, va a realizzare con il mancino, spingendo il mancino, secondo tentativo. Va anche il secondo, 2 su 2. Tre secondi al termine. Carlino Provenza cerca dalla lunga distanza la realizzazione. 44-41, termina il primo parziale, che ci sono fatta di qualche screzio tra i giocatori. È stato un incontro veramente ben giocato, sia a livello tecnico, a livello tattico, a livello veramente della spettacolarità. Ci auguriamo che possa proseguire anche la seconda parte. Noi vi salutiamo, ci rivediamo tra qualche istante. A tra poco. Tutto pronto qui al Palasport Estra, Mario D'Agata di Arezzo, all'inizio di questo secondo tempo, all'operatore Fabio Bianchini vi dà il più cordiale saluto, unitamente a chi vi parla, per questa diretta televisiva della seconda partita di Coppa Toscana Serie C Gold. Chiaramente sono tre formazioni Serie C Gold contro una formazione di C Silver, la formazione aretina della scuola basket, contro la Synergy Colle e la Val di Sieve, che si è vista parte molto bene in questo secondo parziale, con Ceccherini che va alla tripla e trova praticamente da 44 a 41, da 2 praticamente va da 3, 44 pari, quindi trova il pareggio. Matteo Cutri che stavolta non va, comincia qualche bavatura in fase offensiva la formazione di casa. 44 pari, dicevamo, top score dell'incontro del primo tempo, e Gramaccia con 12 punti, 11 Matteo Cutini, 8 punti Kirlis, 7 doppi, le due bocche di fuoco praticamente.
va fino in fondo e poi da taglia tutto il campo. Ottimo questo servizio per chiaramente non fallisce colpo. Vediamo le spallate del giocatore, scusate, che va a servire da, non va, rimbalza, è il numero 19, i Pelucchini. A rimbalzo alla meglio, non va Crillo, Pelucchini, dicevamo, la sua tripla ha portato in vantaggio la formazione ospite della Synergy. Dopo essere stata sotto per Gramaccia, questa volta non è preciso, sia Gramaccia che Matteo Cutini hanno fatto direttamente, far girare il pallone Cardo, numero 18, poi da a Ceccherini per Trillo, controllato da, vediamo, Trillo mette giù, guarda esterefatto, commette il pallone che si insacca, Matteo Cutini da dietro, vediamo, entra dentro, commette, vediamo come sia stato strattonato irregolarmente l'elemento più rappresentativo, lo zar lituano Kirlis. Abbiamo visto i suoi movimenti eleganti, le sue finalizzazioni veramente perfette da tre particolarmente. Vediamo al tiro libero Kirlis, dopo aver realizzato i primi due con perfetta precisione, altri due tiri liberi a dimostrazione che i falli che si commettono sono elementi validissimi, numerosi, possono dare alla nostra formazione 44-49 l'opportunità di accorciare il gap e di portarsi a ridosso della formazione che è uscita dagli spogliatoi veramente nel secondo tempo lungo con intenzioni bellicose, realizzando subito la tripla con Pelucchini. Va, il primo riceve l'applauso di Kirlis, la prima di Kirlis, alza la parabola, anche la seconda, e va in doppia cifra, 10 punti, 11 Cutini, 12 Gramaccia. Gramaccia è stata una conferma praticamente dopo l'esploit del primo turno in Coppa, Gramaccia con 11, con 13 punti. Vediamo in elevazione di Trillo, si dispera, ottimo Giulio Bianchi, porta a spasso il numero 20, 21 Ceccherini, transizione, va ancora, carica a mancino Giulio Bianchi, cerca da lunga distanza per un'inezia, questa volta è l'ultimo uomo Kirlis a guardia del proprio canestro. Kirlis sul numero 19, Pelucchini, il re delle triple, va lunga distanza Ceccherini, cerca questa volta, ha chiesto troppa ai propri mezzi, a rimbalzo la meglio Giulio Bianchi, ottimo ancora Kirlis, leggero come una piuma, supera la metà campo, va a servire Claudio Castelli, a rimbalzo ostacolato Raul Giommetti, arriva a lunga distanza Matteo Cutini da dietro, Claudio Castelli non afferra, si lascia sfuggire il pallone, Claudio Castelli si tranquillizza, Matteo Cutini, nulla di fatto, 49-46, più 3 per la formazione ospite che è uscita con un altro cipiglio, chiaramente forse spronata da coach Andrea Masini che si è fatto beccare dalla due arbitrali in un paio di circostanze per intemperanze dialettiche. Si gira, si aiuta il numero 19, Pelucchini cerca la lunga distanza, è stato ostacolato Ceccherini che frana al suolo, quindi sarà rimessa in gioco per la formazione ospite della Synergy Valdarno che è in vantaggio 49-46 dopo essere stata sotto 44-41 al termine del primo tempo lungo. Il rientro in campo è stato propedeutico ai valdarnesi per cercare la realizzazione della tripla dei Pelucchini e da due di Trillo.
per portarsi in vantaggio 49-46. Rimessa in gioco di Corsi allarga a Peluffini, va Brandini, Peluffini e la sua mattonella, e questa volta non va a rimbalzo, la meglio la formazione valdarnese, allarga, vediamo statica in questa fase di gioco, forse finito il toccata provvidenzialmente da Matteo Cutini, ma cominciano le prime avvisaglie di stanchezza. 5 minuti dopo 25 minuti avevamo retto molto meglio nel primo turno e i primi tre periodi veramente in maniera eccezionale. Non va a rimbalzo, Raggio metti da dietro a Matteo Cutini da Gramaccia, Claudio Castelli, arresto e tiro, va Matteo Cutini, 13 punti, e Peluffini con 12, Claudio Castelli commette fallo, si dispera, ma ormai è Claudio Castelli che è stato ravvisato dal primo arbitro Cosimo Zanzarella, coadiuvato da Marco De Luca con 24 secondi, Renata Naghi, dal cronoman Carotti Ruggero, al referto Camilla Benassai, va fino a fondo Scodella, ancora un fallo di Claudio Castelli, vediamo, comincia a preoccupare la lista di Claudio Castelli, quarto fallo, e quindi costringe coach Giuseppe De Lia a richiamare in campo Gramaccia, Samuele Gramaccia. Chiaramente il guerriero lascia il campo, forse è stato penalizzato eccessivamente questo fallo, mentre si è attribuito quello precedente, questo fallo chiaramente è stato penalizzato oltremodo. Gladiatorio comunque il comportamento di Claudio, sempre al centro, vediamo, mette dentro il numero 16 Brandini, sempre più tre, dai e vai, possesso no look per il numero 10 Gramaccia, e questa volta non va, cerca Raul Giommetti, va a inseguirlo il Cobra, il pitone Dotti punta l'avversario e poi allarga sulla corsia di destra, e questa volta non va, a rimbalzo alla meglio Dotti va dietro Matteo Cutini, Kirlis, Dolfi va sotto Raul Giommetti, va addirittura commesso fallo ancora una volta, come è successo nel primo turno su Raul Giommetti, si ripete la due falli commessi su Raul Giommetti, non ha segnato il fallo agli avversari, passati in vantaggio Gramaccia, questa volta commesso fallo, 5 falli di gioco, 4 ancora in bonus la formazione di casa, 4 falli contro uno soltanto degli avversari, 48-51, 3 punti di vantaggio, si porta la rimessa in gioco a Trillo osserva la disposizione in campo, a zona la difesa, vediamo, non va, ma fa, ce la fa a riprendere il pallone, perde la sfera, vediamo in mezzo a due, commettono fallo in mezzo a due, ancora sullo Zar, veramente elegante il suo stile, è una piuma veramente volteggiante questo magico pala sport estra Mario Davila, vediamo la rotazione del polso, con quale perfezione balistica inserisce, con che sicurezza. Kirlis va a 11-12 praticamente, va a raggiungere Gramaccia, quindi top score appaiati, 50-51, ancora deve
4:14 il termine del terzo periodo, transizione per la formazione in maglia nero-orange. Della cerca dalla lunga distanza, a rimbalzo, vola alto, Dolfi va a servire sul binario di sinistra, retrospalla di veramente elegante, eccezionale. No, peccato, e termina questa volta, rimessa in gioco in favore degli Amaranto Aretini. 3:52 chiesta la timeout tecnico dalla panchina nero-orange della Synergy Valdarno. Vediamo, è un acquisto eccellente, lasciatevelo dire, quello dello zar lituano Kirlis, per quello che abbiamo visto. Per quello che abbiamo visto, anche se non siamo del mestiere, diciamo, non è che siamo eccessivamente, veniamo da altro sport, ma vediamo la differenza, lo stile con il quale i movimenti in campo, non soltanto i movimenti fisici, ma anche la perfezione balistica, la posizione, lo smarcamento e poi il volteggio in acrobazia. Abbiamo visto delle cose veramente eccellenti, la precisione balistica, 2 da 3 e poi 6 da tiri libero, 6 su 6, 100% di realizzazione, a dimostrazione di precisione a canestro, di grande perfezione non soltanto in movimento ma anche da fermo, il che negli anni passati peccavamo, molte partite sono state perse per percentuali bassissime di realizzazioni da fermo, e quindi sicuramente indovinatissimo questo, ancora una volta ha colpito nel segno la lungimiranza del presidente Mauro Castelli, che è andato a pescare elementi come, vediamo, messo giù il Dolfi, il neo acquisto, messo giù, ma ci pensa provvidenzialmente Matteo Cutini, va fino in fondo, arresto e tiro, la mette dentro Matteo Cutini, 15, toppe, 52-51, passa in vantaggio la formazione quando mancano 3:26 al termine, allarga sulla corsia di sinistra, passi ravvisati a Ceccherini dal secondo Marco De Luca di Siena, coadiuvato al tavolo della giuria da Nagi Renata, 24 secondi, Cronoman, Carotti, Ruggero, referto Camilla Benassai. Va transizione aretina, ottimo Dolfi, si è integrato notevolmente e perfettamente negli schemi aretini. Non può! Grandioso, stratosferico, gramaccia, gli abbiamo cancellato i 3 punti che abbiamo dato a Kirlis, ma questa volta gli aggiungiamo che con 15 punti Gramaccia è al top. Gramaccia 55-51, vediamo l'1-2 della forma, accompagna dentro Dolfi, grandioso, strappa l'applauso dei tanti fortunati che questa sera sono venuti a vedere l'esibizione, veramente esibizione. Vediamo, si aiuta, vediamo a chi viene assegnato il fallo, se è Gramaccia che è entrato nel cono d'ombra dell'attaccante oppure è Gramaccia che ha ostacolato, contrariamente a quello che si possa pensare, e anch'io chiaramente pensavo fosse sfondamento. Quarto fallo di Gramaccia, preoccupa notevolmente il nostro coach, ma abbiamo visto veramente dei numeri eccezionali dei nostri ragazzi e particolarmente dei new entry, Dolfi, Lorenzo Dolfi e Kirlis. Kirlis Laurinas, giro, diamo ancora, ritorna agli avversari questo fortunatissimo pallone, torna tra le braccia degli innocenti, Brandini, blocco in attacco di Trillo, ancora
si cerca, va sulla corsia di sinistra, Capitano Innocenti non va, rimbalzo, vediamo il numero 21, Ceccherini cerca di ostacolare Dolfi, Lorenzo Dolfi una colonna, l'abbiamo detto veramente, un non soltanto caratterialmente, ma abbiamo visto dal punto di vista tecnico, non tenta il tiro, alza la parabola, poi va ancora Dolfi, Dolfi recupera, si gira molto bene, ostacolato, Matteo, no, la tripla, non è il suo tiro, ma ci ha provato, Matteo ci ha provato. Non va, errore gravissimo di Capitano Innocenti, ha sbagliato clamorosamente, poi va Matteo Cutini, cerca, va sulla corsia di sinistra, Carlino Provenza, entrato Matteo Cutini, ottimo servizio per Gramaccia, ha cercato la tripla, Matteo Cutini, out, no, Zanzarella, Matteo si dispera ma deve abbassare lo sguardo di fronte all'arbitro Zanzarella che gli contesta il tocco. 58-52. e 1:24 al termine del terzo periodo. Ha ripreso tonalità, cerca questa va ancora e rimbalzo di Raul Giommetti, va sulle mani, ma ottimo Raul Giommetti, stoppata eccezionale, si supera il nostro gigante buono, va sull'elemento più irruente, Frillo, più reattivo, mentre vediamo c'è coach Giuseppe D'Elia che richiama i ragazzi ad un comportamento, riconsegna a uomo la marcatura in questa fase di gioco, vediamo sportellate dentro, è Trillo che cerca di mettere dalla lunga distanza, vediamo la spinta che subisce Samuele Gramaccio, ottimo servizio Lorenzo Dolfi, va a servire in un piatto d'argento, era Giommetti ma è Lorenzo Dolfi che ha iniziato questa magica azione che porta a 60, vediamo come qui è Trillo, questa qui è da espulsione, caro Trillo non può dire che ti hanno dato noia ai capelli, ha buttato per terra Carlino Polza, no non va bene così, espulsione sistematica, è Carlino, ecco vediamo, espulsione e chiaramente cartellino rosso, la paletta rossa per il numero 41 Trillo che riceve anche epiteti poco glorificanti del pubblico aretino, chiaramente ritorna in campo, pensavamo avesse subito il cartellino rosso, abbiamo visto è un tecnico comunque, quindi è penalizzato, il suo comportamento è irriverente, irriguardoso, ma è abbastanza violento, se passate il termine. 60-52 in questo sport. Vediamo Carlino Provenza, compare, non gli ha chiesto scusa Carlino Provenza. Matteo Cutini alla grande, 100% di realizzazione da tiri liberi. No, un errore. 4 su 5 e 61-52 sembra veramente, ancora vediamo come Trillo vada a cercare di sulle braccia di, vediamo Trillo ancora e costringe alla, perde il pallone, va numero 7, si va dentro Matteo Cutini, auguriamoci che no. Che si rialza prontamente Matteo Cutini. Abbiamo visto come il comportamento di Trillo non sia stato sanzionato nonostante le continue irregolarità compiute sia da Tergo che da. Vediamo sospensione, questa volta esce Raul Giommetti, rientra in campo Pirlis. Laurinas. Per noi lo zar lituano.
non va a rimbalzo, questa volta cerca di recuperare il pallone Capitani Innocenti, non ci arriva. 61-54, 9 secondi, deve utilizzare tutto il tempo al termine. Vediamo, ottimo Kirlis. Azzerato praticamente, ha segnato la rimessa in gioco agli avversari valdarnesi. Sulla sirena termina questo periodo, il terzo periodo, 61-54, ma vediamo se proveranno dalla linea di fondo a segnare il secondo mancante, un secondo mancante sulla sirena. Chiama i due l'arbitro, il secondo Marco De Luca chiama i due coach. Vediamo i due secondi. Due secondi assegnati, questa volta è stato l'intervento di Samuele Gramaccia che manda fuori il pallone, termina fuori. Vediamo Trilla ancora da reclamare, chiaramente è l'unico. Tutto pronto qui al Palasport Extra Mario D'Agata con la formazione di casa a vantaggio 61-54 contro una formazione praticamente... Samuele Gramaccia, scusate, è Kirlis, ma ora mi sono con le fasciature di questi ginocchi, guardo subito la fasciatura dei ginocchi, sono identiche e quindi però è il nostro Kirlis e va non soltanto i due punti ma anche quello aggiuntivo, quindi 7 punti, 7 su 7, perfezione balistica, ma poi sono i 15 punti realizzati, un totale veramente eccellente. Va a perdere il pallone Carlino Provenzal, sul collo Innocenti, vediamo Innocenti, è veramente ossessivo in fase di marcatura, va a recupera un pallone importante, il numero 16, poi terzo tempo, ostacolato, Matteo... Pallone conteso, ancora una volta ci penalizza questa rimessa in gioco perché la freccia nel tavolo della giuria è in direzione opposta ai nostri colori e quindi deve essere la formazione ospite a rimettere in gioco il pallone. 64-54, 6-4, 5-4, si riparte in questo terzo periodo con un vantaggio enorme, ma lo ricordiamo, il terzo tempo era terminato 58-43 più 15 anche la scorsa settimana, poi c'è stato un calo di tensione notevolissimo, un abbassamento di corde vocali, di ossigeno nei polmoni dei nostri ragazzi e hanno terminato 66 pari e poi chiaramente l'overtime ci ha condannati notevolmente in mancanza di due elementi che abbiamo visti stasera, elementi di Kirlis 15 realizzazioni, Dolfi 10, 25 punti realizzati. Se avessimo avuto i due ipercannonieri di questa serata lo scorso turno, il turno passato, saremmo sicuramente in testa alla classifica generale. Ora è il nostro Delia, si dispera con il due direttore di gara, con il secondo arbitro Marco De Luca di Siena. Rimessa in gioco è Capitani Innocenti che riceve, vediamo, va a sbattere e va, la mette dentro Innocenti con un po' di fortuna, accorcia il gap, chiama gli schemi Giulio Bianchi, ottimo metronomo, eccezionale, perde il pallone Gramaccia, gli si può perdonare tutto a Gramaccia, Lorenzo Dolfi, prova la tripla, non ce la fa, corto, debolissimo, debole il nostro Lorenzo Dolfi, il pitone è grandissima la sua prestazione, 10 punti sono più che notevoli in questa prima uscita, chiaramente la sua accorciata presenza in fase di preparazione, vediamo
Fillo perde l'equilibrio in mezzo a due, cerca in mezzo a due, ostacolato il numero 8 Capitan Innocenti, che è veramente una spina in fase difensiva, però il comportamento oltremodo corretto di questo atleta, ha subito fallo, non ha minimamente reagito assolutamente, elemento da prendere a campione, mentre esce ancora una volta il numero 19 Pelucchini, 12 suoi punti, quindi il top della formazione, le triple sono il suo fondamentale eccezionale. Si riparte con questo tiro da fermo, non va il primo, è la stanchezza, il pallone comincia a diventare pesante come una montagna, va il secondo, 1-2 di Innocenti, 50% di realizzazione, torna sui suoi passi, transizione per la formazione aretina, va i due elementi più importanti, Dolfi con Kirlis, è strattonato Dolfi, ancora va a recuperare il pallone, ostacolato al limite della regolarità, vediamo in mezzo a due, cerca e poi si libera gli avversari, poi da dietro a Capitan Innocenti, si riparte da capo per Trillo, lunga distanza, non va scheggiato questa volta Pelucchini, non ha fortuna. 8 minuti al termine, 64-57, 7 lunghezze di vantaggio, non possiamo assolutamente approfittare e abbassare la guardia, non possiamo demordere, non possiamo perdere i possessi tranquillamente. Ottimo, va a cercare il pallone Kirlis, vediamo ostacolato, si sposta di lato Matteo Cutini con il ginocchio, va a cercare il pallone il numero 10 Gramaccia, prontamente redarguito da due arbitri, ha segnato la rimessa in gioco ai valdarnesi, che cercheranno in questi 7 minuti e 46 finali la reazione che possa consentire di recuperare il gap di 7 lunghezze, e vediamo quale sarà la reazione dei nostri ragazzi contro una formazione un gradino più alto nel... vediamo Frillo, è stato 3 secondi dentro la zona pitturata, è stato oltre il termine regolamentare, redarguito prontamente dal secondo arbitro Marco De Luca, ha visto bene questa posizione irregolare e ora si cerca di alzare la difesa, esce Gramaccia, forse saremo penalizzati in fase di realizzazione, ma in fase difensiva con il colosso, con Raul Giommetti, veramente stratosferica la sua conduzione atletica in fase difensiva, va, cerca di utilizzare tutti i 24 secondi, ancora vediamo se accascia Matteo Cutini, forse toccato da Tergo, da Pelucchini, non sappiamo cosa sia successo, se è stato toccato nel fisico o l'abbiamo visto stanco, sofferente Matteo Cutini, cerca la via della... è stato toccato duro ai fianchi, vediamo, 7-22, avrebbe veramente... non si sa se è stato toccato alla testa, il gomito, con il gomito è stato toccato sul collo, ci sembra, dall'atteggiamento, dal mimo di fatto, sembra sia stato toccato duro al collo dall'avversario. Ed ora la rimessa in gioco, mentre il secondo arbitro va a cercare di sincerarsi sulle condizioni. 7-22, 64-57, possesso per la formazione aretina. È Lorenzo Dolfi che dà al compagno di gioco, Bianchi, Giulio, finta il tiro, Dolfi perde il pallone contesa, questa volta siamo noi a essere avvantaggiati. Ottimo il comportamento di Pelucchini, dobbiamo stigmatizzare
quando è in negativo, ma anche quando è in positivo, il comportamento degli atleti. Questa volta è Pelucchini che ha rialzato prontamente l'omologo numero il numero 18 Bianchi. Si riparte con Giulio Bianchi. Giulio Bianchi, una visione periferica perfetta, il cervello praticamente costruttivo di ogni azione. Si riparte con il primo arbitro che avvia, consegna il pallone a Lorenzo Dolci, sotto mano, reverse imponente, standing ovation, non tanto la realizzazione quanto il servizio, la combinazione tra i due atleti, veramente grande intesa, grandi novità di schemi. Si gira molto bene Pelucchini, questa volta da apprezzare, 14 suoi punti, insidia Kirlis, ottimo servizio, sbilancia 2, arriva dalle retrovie, Raul Gommetti, una bellissima combinazione, questa volta non va, rimbalzo, ottimo, e vediamo strattonato. Vediamo, si tocca il collo anche, questa volta è il numero 19, non è da innocenti, non è da innocenti simulare, non è Samuele Gramaccia che ci sembra, non è Samuele Gramaccia, oltretutto era anche a distanza, quindi non ci sembra. D'altra parte anche Capitani Innocenti ci è sembrato comportamentalmente corretto, quindi viene comunque redarguito dal direttore di gara che ha visto forse una simulazione evidentissima, si è rialzato prontamente e ha cercato di fermare il gioco. 68-59, 6-17 al termine. Mentre Trillo, indisponente come sempre, cerca di far innervosire sia atleti, avversari e due arbitri. Rimessa in gioco Lorenzo Dolci, vediamo, è colui che ha preso in mano la situazione. Ottimo Giulio Bianchi, va sulla corsia di sinistra, va a cercare. Vediamo il fallo commesso su Dolci del numero 16, Brandini. 6-10 al termine. Dolci va, riceve da Bianchi, arresto e va lo Zar Kirlis, 18, sono 18, 71, vediamo Trillo come allunga la gittata, in mezzo a due, alza le braccia al numero 18 Giulio Bianchi, si addossa la responsabilità, ha cercato, ma è l'eleganza, lo stile, la realizzazione, la finalizzazione a canestro di questo Zar Kirlis Laurinas. Sicuramente avremo modo di vederlo in questo magico Pallasport Extra di Arezzo in partite importantissime quest'anno. Dicevamo, lo scorso anno soltanto siamo stati estromessi dalla vittoria finale da una Fides Montevarchi che ha avuto l'onore di violare l'imbattibilità del terreno aretino con due sconfitte nelle partite finali, due sconfitte in casa, 2-2, 71-60, ci ha detronizzato, si addormenta sul pallone, poi recupera molto bene,
Bianchi forse estremato, Giulio Bianchi ha corso tanto. Vediamo Dolfi, vediamo come il numero 4 che stavolta Bartolozzi è messo sulle tracce di Kirlis e cerca di ostacolarne. Mentre Dolfi con molta maestria cerca l'angolo, va a cercare il pallone Kirlis, 5.32. Non è possibile! Da oltre 8 metri! Kirlis, 21! Magia! Si toglie dal cilindro magico la tripla che ammutolisce panchina e pubblico di Fede Valdarnese. Si è infortunato Trillo, ci dispiace chiaramente per il nostro, nel bene e nel male, il nostro Stefano Trillo. 29 anni la sua età, chiaramente lo abbiamo più una volta stigmatizzato il suo comportamento nel bene e nel male, era partito molto bene poi il suo compito, ma 74-61 e i tiri con naturalezza scagliati a canestro con la realizzazione importanti del nostro Zar in possesso di palla. Vediamo, questa volta si esibisce con il mancino, la mano infortunata, cerca ancora una volta, questa volta tocca il ferro, il primo ferro, e poi torna in campo, allarga sulla corsia di sinistra, non va, rimbalzo, esce con il pallone, alza Kirlis in senso di arresa, cerca, perde il pallone, scivola a terra, va, ottimo servizio per, vediamo, perde, e questa volta è Nekai commette un fallo di aggressione sul numero 10 Gramaccia, un fallo tecnico. Antisportivo su Nekai, quindi un fallo da evitare in questi rettangoli di gioco. 74-61, va con naturalezza, veramente ancora la rotazione perfetta. Questa volta ha sbagliato un canestro, il primo errore, 4 su 5, un'ottima realizzazione. Dolfi, Lorenzo, vediamo come sia trattato, è il 5 ancora una volta, Mekai. Come sia stato trattato è Mekai che trattiene Matteo Gudini a dimostrazione. Sì, forse simulazione anche Matteo Cutini, però era dietro, quindi ci possiamo stare. Matteo Cutini, vai il primo. Riccardo, il numero 16, Brandini, ancora rimessa in gioco per Corsi, 75-62. 13 punti, 14. Ed ora vediamo sal 75-62, dicevamo. È arrivato la giusta sistemazione, applausi per tutti, una giornata veramente, una partita importante questa che segna, auguriamoci di non sbagliare
e comunque vada, anche la sconfitta per quello che abbiamo visto è più che un onore per noi, come onorevole questo salto. Balzo Fellini è andato in cielo a prendere il pallone, Dolfi, Raul Giommetti protegge il pallone, Dolfi questa volta non sbaglia, recupera un pallone, ottimo pa, ottimo recupero! Da applausi strappati al pubblico aretino che in questo sport praticamente non lesina. E vediamo, sulle mani va Giulio Bianchi! Lo cerca l'applauso Giulio Bianchi, veramente partita da libro cuore, partita da libro cuore per Giulio Bianchi che ce l'ha fatta a realizzare, e abbiamo visto la sua esultanza, commovente il suo gesto verso il pubblico aretino. Va, rotazione perfetta di Giulio, due da fermo e due in movimento, sono sei punti che ha portato in questa magica giornata, 78-62, un più 16 che ormai non ha più storie, 3-30 al termine, 16 punti, anche se la difesa fosse composta da elementi come il sottoscritto, 16 punti in 3 minuti e 30 sicuramente non sarebbero. Noi abbiamo lo zar, abbiamo il pitone, ma abbiamo anche il principino Carlino Provenza che si è fatto sentire quando è entrato, abbiamo elementi che stanno, ottimo, ottimo questo numero 2 Corsi che ha realizzato con un po' di fortuna. Giulio Bianchi, transizione, sbilancia l'avversario, Raul Giommetti cerca di utilizzare Raul Gramaccia ha chiesto troppo ai propri mezzi, Raul Gramaccia velleitario il suo tiro dalla distanza, 68-65, non dobbiamo assolutamente farci condizionare, stoppato da Raul Giommetti in maniera non ortodossa, quindi 78-65, 78-65, 2-51, lo abbiamo detto, ancora esce dal bonus la formazione di casa in questo istante e concede due punti a Mekai che si porta alla lunetta per la trasformazione. Partita importantissima questa per la formazione aretina, partita spartiacque tra la due squadre che per motivazioni diverse, la formazione realizza i primi punti, Mekai il primo punto, non il secondo, cerca rimbalzo ma Raul Giommetti fa buona guardia, il gigante buono della nostra formazione, lungo linea, va sul binario esista, veramente un portento, passi questa volta ravvisati a Kirlis, lo zar lituano Kirlis, ed ora eccede forse un po' troppo, ha sentito il calore degli applausi, Kirlis va fino in fondo e poi cede il pallone a Mekai, non trova, va, rimbalzo, favorisce Volpi, allunga per, vediamo il passaggio esterno, cerca di seguire, perde il pallone Giulio Bianchi è stato rialzato da Brandini che provvede, e vediamo, esce rientrato Matteo Cutini con una vistosa fasciatura al gomito sinistro, 78-66, è umiliante per la formazione sangiovannese, chiaramente ottimo Brandini, ed ora un time out tecnico chiesto dalla panchina per cercare di interrompere, e vediamo, non si è fermata il canestro, non si è fermato il tabellone a 2 minuti e mi sembra 2 minuti e qualcosa, e chiaramente subito le rimostranze del pubblico numeroso valdarnese, fischiato l'operato del cronoman.
2.02 ci sembra a nostro avviso il tempo che segnalava al momento della sospensione, termina il minuto di tempo regolamentare per la sosta consentita, e chiaramente sono punti questi che danno morale agli avversari e gettano in uno stato di frustrazione per i nostri colori, che comunque non dovrebbero impensierire. 78-69 ed ora sceso da 12 punti a 9 punti la lunghezza di vantaggio per la formazione aretina, che dovrà gestire al meglio questo secondo turno di Coppa Toscana. Alla rimessa è Lorenzo Dolfi, toccato Bianchi, Dolfi va a ricevere la Bianchi, ottimo questo Rao Giommetti sotto mano, Matteo, vediamo come Matteo Cutini sia strattonato, e questa volta al secondo tentativo Matteo Cutini subisce un fallo, ma chiaramente vediamo l'andatura di Matteo Cutini, è sicuramente è uscito frastornato da quel fallo in precedenza, vediamo, si trascina i piedi, non li alza, li trascina nel parquet, a dimostrazione di una situazione, di una condizione fisica, ma il da fermo chiaramente non ha bisogno di grande precisione per 17 punti realizzati da Matteo Cutini contro 21, va, cerca transizione per il numero 2 Corsi, da sulla corsia di destra, poi capitano Innocenti, ancora Corsi, cerca da lunga distanza, carica il mancino, Corsi da 3, va 1.39, vediamo, trattenuto Matteo Cutini, trattenuto 5 falli, quindi Matteo Cutini ancora una volta alla lunetta per cercare di trasformare con un solo tiro, vediamo, 79-72, 1.35, non deve assolutamente, avrebbe del clamoroso anche questa volta, una beffa, vediamo, errore di Matteo Cutini, sbagliato il primo, va il secondo di Matteo Cutini, 80-72. Finta il passaggio Brandini, Brandini cerca, non trova, ha chiesto il fallo Brandini, chiaramente siamo nei minuti, nei secondi finali, a questo punto stare attenti ai falli, cerca di liberarsi, ottimo, va a cercare Gramaccia sulla linea laterale, Gramaccia termina la sua rimessa, 80-72, 1 minuto e 13 al termine di questo turno, veramente si sta riaccendendo la speranza della formazione ospite, dopo essere stata sotto di 13 lunghezze, 75-62, 78-16, 66, cerca Necai di dare a Corsi questa volta si rimane sul triangolo, cerca, è la volta del numero 4 a rimbalzo, alla meglio Cardo, 46, ormai è fatta, va fino in fondo il numero 2, poi dà a Bartolozzi, questa volta è sfondamento, ci sembra sfondamento di, no, è stato il nostro atleta che è entrato nel cono d'ombra del numero 4 Bartolozzi, che si porta alla lunetta e dovrà cercare di trasformare ...72-80... vediamo se saprà, se cercherà di realizzare o di
battere sul ferro per la respinta per i propri lunghi, anche se di lunghi c'è rimasto soltanto Mekai. Bartolozzi. Non va il primo. Bartolozzi incoraggiato da Brandini, ma ormai le residue speranze di aggancio. Va il secondo. È la formazione ospite questa volta che ha chiesto un time out per cercare con la lavagna dei miracoli quegli schemi terminali per cercare di realizzare 7 lunghezze in 39 secondi, cosa poco possibile, molto problematica, ma in questo sport fino a che non viene fischiato il 40° minuto tutto è possibile. Il controllo dei falli, il controllo degli avversari è importante, e avere in panchina un coach della levatura di Andrea Masini, dal passato da giocatore veramente eccellente ed allenatore altrettanto, allenatore nelle squadre di Serie A sarde, a Viterbo e in Umbria, un passato veramente eccellente, lo mette sicuramente tra i primi di questa categoria. Ma questa sera ha trovato una squadra dal cipiglio veramente eccezionale, ma non soltanto dalla rudezza tecnica, ma dalla tecnica veramente. Vediamo come sia stato aggredito Lorenzo Dolfi dall'avversario, da Mekai, ancora Mekai, e la reazione di Mekai è stata istintiva. Tutto da rifare. 39 secondi, si riparte con questa rimessa in gioco, è la volta di Brandini. Mekai, ancora questa volta è il gioco delle panchine, devastante la realizzazione, non soltanto quella di Cutini, 18 punti, ma quella particolarmente eccelsa di Kirlis al suo esordio con 21 punti, è veramente eccezionale. 21 punti a corto di preparazione, con un ditone pollice ai limiti della regolarità. Vediamo, si strattona, questa volta è in difesa che cerca Kirlis di difendere il risultato. 33 secondi, 6 secondi sono passati, ancora rimette in gioco Corsi, va dietro a Bartolozzi cerca di liberarsi di Dolfi, finta, e poi va stoppato su Matteo Cutini, non sappiamo se è su Matteo Cutini. 28 secondi, è il numero 4 Bartolozzi che si porta 4 falli di Raul Giommetti, un tiro libero, ci sembra un solo tiro libero, che non va. Due tiri liberi avevamo stato soltanto, va il secondo. Ancora veramente non è che lo favorisce in italiano, quanto non conosce una parola di italiano, e sono 3 i tiri a disposizione del cerca di rimbalzo, va alla meglio e va a termine, è uno dei migliori, ha visto la formazione, ha girato la dovere, ha mandato la prestazione, 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 la
che vada di rabbia di attivare quelle intemperanze durante la partita eccessive, ma è eccessivo e costante che questa partita accesa senza da entrambe le formazioni. Ha vinto lo sport, ha vinto ancora una volta il basket, che ha evidenziato oggi due elementi veramente fondamentali per questo sport, che stavano con la sua presenza, sicuramente potevamo fluire dall'altro lato di tutti, sia con il senso del colore, ma anche con il suo amico fisico, ha avuto un punto di stabilimento, mentre già avuto una formazione. Era tra il pubblico un grande personaggio aretino del mondo del pallacanestro, Michele Catalani, fino allo scorso anno responsabile generale della Mensana a Siena nel settore giovanile. Dopo essere stato fra i ragazzi, fra i giovanili dell'Arezzo, ha spiccato da giovane il volo, e ora la lungimiranza della scuola basket Arezzo, che cerca di portare praticamente Arezzo a livello di Siena, come la vede Michele Catalani? Ma sicuramente la vedo bene, nel senso che ho avuto modo di confrontarmi e di parlare con il presidente anche durante questa partita. Credo che le idee siano tante e siano importanti. Credo che il club qui abbia costruito delle basi solide e stia cercando di portare avanti un progetto ambizioso. Credo che le linee guida siano quelle migliori per potersi sviluppare, per cui auguro al club e alla società e alla città di poter avere le sue fortune in questo percorso. Portato il settore giovanile con l'arrivo di Umberto Vezzosi, portato le nuove strutture veramente eccellenti, sia la denso struttura che la rimodernazione di questo palasport, portato anche alcuni giocatori, veramente due dei quali hanno fatto la differenza in serata, quindi sicuramente avremo una squadra da competizione in Serie C. Ma sì, le impressioni che ho avuto io durante la partita, ho visto prevalentemente la seconda metà di partita, sono state molto positive. Poi credo che fosse una delle prime occasioni in cui la squadra era al completo, quindi sicuramente ci saranno tanti margini di miglioramento ancora, ma l'agonismo visto stasera penso che sia una bella base di partenza. Per il resto le strutture e l'organizzazione parla da sé, per cui le basi sono state messe, quindi e credo che non siano comuni, perché non ci sono tante società in giro in Italia che possano contare su questo tipo di strutture, ma soprattutto su questo tipo di idea di sviluppo, per cui credo che ci siano tutti gli elementi, tutti gli ingredienti per fare bene. Andrea Masini, chiaramente una sconfitta che non era prevista o prevedibile nel cammino della Synergy. C'è stata qualche intemperanza nei confronti della conduzione arbitrale, qualche, diciamo così, difformità di veduta? Beh, allora, intanto direi che la sconfitta non è che noi siamo venuti qui e dovevamo vincere facile, per carità, perché lo sport mi insegna che poi le partite vanno giocate sempre tutte. La differenza di categoria secondo me conta o non conta, conta l'approccio che noi abbiamo all'interno del campo. Arezzo sicuramente è stata più costante, ha giocato un'ottima partita, un'ottima squadra, gli faccio i miei complimenti. Noi non siamo stati intensi come dobbiamo essere, perché dobbiamo giocare con intensità per sopperire a delle lacune che abbiamo. Gli arbitri sbagliano come sbagliamo noi allenatori e come sbagliano i giocatori, quindi non parlerei dell'arbitraggio. Poi durante la partita può capitare di dire qualche parola, ma non parlerei più del tecnico che degli arbitri, insomma. Quindi grande merito degli aretini o qualche demerito dei sangiovannesi? Beh, quando si vince sicuramente ci sono dei meriti e chi perde ha dei demeriti. Cioè, è stata una partita secondo me bella, fisica, molto equilibrata, potevamo vincere anche noi, però secondo me in questo momento ha meritato Arezzo. Quindi complimenti Arezzo, noi lavoriamo, il nostro obiettivo è il campionato, non sottovalutiamo la Coppa Toscana, perché non dobbiamo sottovalutare niente, perché quando si va in campo bisogna rispettare la maglia che portiamo, lavoriamo con fiducia, un gruppo nuovo, allenatore nuovo, e quindi dobbiamo lavorare con serenità e calma e andare avanti. E il nostro Lorenzo Dolfi è una certezza, una sicurezza, è un pilastro, lo sapevamo. Speriamo. Allora, che partita hai visto? I ragazzi come ti sono sembrati? La prima partita? Ho visto una partita inizialmente molto nervosa, sia da parte nostra che loro,
però poi abbiamo trovato giusti ritmi sul finire del secondo quarto e anche sul finire della partita. Ci stiamo chiaramente amalgamando tutti insieme perché insomma, inserire due giocatori, due pedine nel quintetto non è facile, però insieme stiamo lavorando bene, secondo me siamo ancora a un 40% del nostro potenziale. Anche Laurinas ancora è a mezzo servizio perché con quel dito lo limita molto, però è un buonissimo giocatore. E vediamo più in qua cosa saremo in grado di fare. È lo zar della Lituania, noi lo chiamiamo lo zar della Lituania, veramente una farfalla, lo chiamiamo una farfalla con il passo vellutato. Abbiamo visto delle realizzazioni oltre 20 punti veramente importanti. Happy to hear that. Ok, detto grazie per le belle parole. E come ha trovato la squadra qui ad Arezzo? Come si è ambientato? Più che squadra, la città di Arezzo. What do you think? I think that our team has a lot of potential and we didn't play at, I think that 50% of our opportunities, I think that at month by month we will become a better team and of course we have a lot of potential. And Arezzo City, it's very beautiful, it's very nice, I like it here and I can't say no bad words about it. Okay. And I also have to give credit for our fans. Trasferire alla famiglia qua ad Arezzo. Ha detto che si è trovato molto bene finora con i compagni, con la città è molto bella, con i compagni dice lui pensa che siamo una squadra dall'alto potenziale, lui pensa che ad oggi siamo al 50% rispetto alle nostre possibilità. Allora Giuseppe D'Elia, una bella prestazione quella degli aretini che sembrava fino al terzo tempo la falsa riga dell'ultimo turno di campionato, praticamente in vantaggio di 12 lunghezze e poi al rientro dagli spogliatoi un calo fisico dei nostri ragazzi, invece poi è ritornato l'agonismo, è ritornato praticamente il carattere, proprio il carattere che abbiamo visto lo scorso anno nei nostri ragazzi. Sì, sì, avete detto bene, noi abbiamo giocato per tre quarti molto molto bene, ma forse ecco, oggi il passo in avanti non è stato fatto sui tre quarti ma è stato fatto proprio nell'ultimo quarto, perché anche nell'ultima di Coppa settimana scorsa eravamo andati avanti anche lì di 20 punti contro sempre una squadra di C-Gold e anche lì secondo me erano stati bravissimi e poi lì sono mancati tanti fattori tra cui i due che erano qua. Però i ragazzi, io come ho detto anche l'altra volta, veramente non ho nulla finora da rimproverarli perché l'impegno è al 110%, stiamo iniziando a fare le nostre cose. Dolfi è rientrato mercoledì, Laurinas idem perché era fuori per infortunio, quindi praticamente questi due ragazzi hanno lavorato con la squadra per praticamente scarsi quattro allenamenti. Un applauso va a, oltre magari a loro due, a Cutini che sono, ecco, come le chiami tu, le bocche di fuoco. Sicuramente dietro c'è tutto un assemblamento. Io voglio fare un applauso a Samuele Gramaccia perché Gramaccia è stato veramente eccezionale. Sì, sì, è ritornato ad Arezzo veramente con una grinta, una motivazione, un'aggressività. Un'autorità eccezionale. Esatto. Raul che sta riprendendo i suoi standard rispetto agli anni passati e sicuramente presto si accoderanno a loro anche chi per diversi motivi sta dando qualcosina in meno rispetto a quello che noi eravamo abituati a vedere lo scorso anno. Il vicepresidente Massimo Lanucci, anche lui un entusiasta di questo gioco, che partita hai visto, che elementi hai visto? Ma partiamo dal fatto che siamo estremamente contenti perché i ragazzi hanno dimostrato una bella reazione. Ce la siamo giocata alla pari con una squadra secondo me molto più strutturata rispetto a Val di Sieve e quindi molto più difficile da affrontare sotto certi aspetti, ma più facile per noi perché quando incontriamo le squadre tecniche riusciamo a esprimere meglio i nostri valori. Certo, con due elementi come Dolfi e come Laurinas Kirlis la vita sarà più facile dentro questo palazzetto, perlomeno
ci auguriamo che le persone si innamorino ancora di più di questo bellissimo sport. E Stefano, il dottor Simone Marraccini chiaramente non è soltanto il massaggiatore, il fisioterapista, il dottore, il medico curante di questa squadra, ma è anche della rappresentativa regionale, quindi un personaggio importantissimo. Tanti personaggi ad Arezzo che vengono non ignorati, ma non si conoscono. Ecco, io ho avuto il piacere ora di presentarlo al pubblico, perché Simone Marraccini è un elemento che va veramente menzionato e i suoi meriti vanno evidenziati. Allora Simone, c'è un segreto con questi ragazzi, io 10 anni che seguo queste, no, eccezione fatta per non mi ricordo se c'è stato un incidente extra, sì. Però io questi ragazzi tutti hanno fatto altro che dedicare le vittorie, ogni volta che si è vinto dedicare le vittorie al fisioterapista, c'è questo segreto, che segreto sarebbe? Intanto grazie per i complimenti, no, io devo dire innanzitutto devo ringraziare i vari staff che sono passati qua e con i quali ho avuto la fortuna di lavorare, perché comunque mi hanno sempre lasciato insieme alla società, tra virgolette, mano libera per lavorare. Massima fiducia, e ti posso garantire che già questo è un primo passo fondamentale. Quello che facciamo poi io e il mio gruppo di lavoro sostanzialmente è sempre cercare di lavorare tantissimo sulla prevenzione, perché poi alla fine del salmo, se noi riusciamo a tenere i giocatori sempre in campo, evitandogli insomma infortuni o roba varia, e la squadra si allena, i risultati si ottengono sempre. Quindi tanta prevenzione, tanto monitoraggio. Io ho la fortuna, insomma, ribadisco, grazie alla società, di poter essere sempre qua, e quello è comunque un valore aggiunto, insomma, ecco. Ed ora terminiamo come sempre con il nostro presidente, stasera sarà contento, relativamente sorridente, non contento perché lui non si accontenta mai, lui vuole la perfezione balistica, come suol dirsi, però diciamo così, c'è veramente quest'anno perlomeno da divertirsi, nel senso da vedere un grande spettacolo. Invece di parlare esclusivamente dei due nuovi arrivati, voglio ricordare che dei grandi giocatori noi ne abbiamo in squadra. Voglio dire, non ci dimentichiamo che un giocatore come Cutini lo vorrebbero in tutta Italia, e lui invece rimane nella nostra città a dare il suo contributo. Per amore. Quindi, e così Amaranto, anche tutti gli altri. Claudio Castelli, il Guerriero, tutti gli altri, Gramaccia, Bianchi. Senza nulla togliere ai 2-9, anche perché si sono presi apposta, quindi è giusto che loro diano il loro contributo. La cosa invece che conta credo che sia il fatto che si siano integrati subito bene, e guarda che per un ragazzo di 25 anni venire via dalla Lituania per la prima volta, venire in Italia da solo, non parlando la lingua, insomma, non è una cosa semplice, ci vuole molto più tempo per l'adattamento. Quindi per lui dobbiamo anche avere magari un po' di pazienza, perché secondo me può fare anche molto meglio di stasera. Diciamo che l'integrazione dei due giocatori, uno per un verso, uno per l'altro, dovrebbe consentire quello che abbiamo visto stasera a tratti, cioè più rotazioni, quindi il coach avrà più possibilità di avere delle rotazioni importanti. Ricordiamo che ancora è una semplice partita di Coppa, e il campionato è un'altra cosa, e vediamo. I presupposti sono molto sicuramente buoni. Sì, le premesse ci sono, si sono viste tante, sia nel gioco che nel carattere dei nostri ragazzi. Abbiamo veramente una squadra eccellente, deve essere la risposta del pubblico, che dopo aver visto magari anche in televisione una partita di questo genere qui, la realizzazione, la tecnica, il gioco, la reattività dei nostri ragazzi, possa venire numeroso a godere veramente un'ora e mezzo di spettacolo. E auguriamo alla società, auguriamo ai ragazzi che si sacrificano, noi vediamo 40 minuti, ma loro fanno 3 ore tutti i giorni per 7 giorni la settimana, e poi diminuiranno sicuramente, ma sono sempre a sudare, fatica e sudore. Quindi grazie al Presidente, grazie a chi lo ha preceduto, noi ringraziamo il pubblico televisivo, ma ringraziamo altresì il pubblico che vorrà venire a vedere la partita sabato pomeriggio qui, l'ultima partita contro sempre una squadra di Serie C Gold, Colle Valdelsa. Noi vincendo con il Colle Valdelsa non sappiamo se possiamo qualificarsi per differenza reti, direbbero nel calcio, per differenza canestri, diciamo noi. Arrivederci a tutti, alla prossima partita della Scuola Basket Arezzo. Arrivederci.